E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Medieval Engineer. C'è stata una patch meravigliosa, ragazzi. Infatti, da oggi abbiamo gli sbabbari. Ciao ragazzi! Ok, non sono molto intelligenti, diciamocelo, ma hanno una certa intelligenza artificiale. Tendono a inseguirmi, come vedete. Mi inseguono e il bello è che comunque non è che arrivano e mi attaccano perché siamo in modalità creativa, ma quando mi arrivano vicino se ne vanno. Sapete quando ti trollano, no? I bulli che ti fanno finta e poi se ne vanno, poi tornano e se ne vanno. Esatto, uguale. La differenza è che noi, boom, abbiamo le palle di cannone, quindi tung. Ogni tanto la fisica funziona. Ciao. Cosa vuoi? Ui. Mi hai guardato troppo da vicino. Boom! Ok. Ho sempre mal di gola, chiedo scusa a tutti. La fisica, diciamo che è da migliorare. Non hanno modelli ragdoll, come potete vedere. E sono cliccabili. Però, anche se li clicchi, non succede nulla. E se ne mettiamo. Allora, prendiamo una palla un pochino più leggera. Rispondiamo. Uno. Muori per favore. Qua vicino potrei. Vieni, 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 vieni. Ciao. Muori per favore. Ok. Visto? Vedete? Non è. N non ha una sua ragdoll. Ma vediamo se. Cliccandolo. Ok, no, niente corde. Come vedete hanno. Come si dice, la mazza gli cade ma non si allontana dal corpo, vuol dire che probabilmente fa parte della stessa griglia dell'omino. Quindi ok, tu no, tu mi servi per l'altra cosa, perché è vero che seguono me, ma è possibile anche dargli il comando attacca qui, vedete? Hop. Ora ha smesso di seguirmi, ma se clicco 2 cambia strada e mi viene incontro. Praticamente il 2 attacca nella posizione in cui mi trovo. E un'altra cosa che attaccano sono le statue. Infatti, se noi mettiamo qua, lui dovrebbe. Senti, sei arrivato, vai. Ok, prima deve arrivare da me, dopo il comando, e poi attacca la statua. Ed è abbastanza forzuto nel romperla, tipo Superman. Vedete? Però se lui è Superman, probabilmente queste palle sono piene di criptonite, perché boom! Troppo bello. Ok, e questi sono i barbari, che praticamente come funziona la cosa? Con tutta probabilità è sufficiente metterci queste statue dei re al centro del nostro castello, spawnare i nostri barbari e vedere se le difese del nostro castello sono in grado di respingere il loro attacco. Ma, ci sono dei limiti, infatti, come vedete, se io vado qua e inizio a spawnarli, arrivata a 6, iniziano a sparire. Infatti, 6 è il numero massimo di barbari che possiamo spawnare. Questo perché comunque il motore di gioco riesce a gestire solo questo numero di intelligenze artificiali per adesso. E hanno detto gli sviluppatori comunque che implementeranno delle diverse ragdoll. Anche Space Engineer, questa è un'ottima cosa e soprattutto essendoci l'intelligenza artificiale qui è molto probabile che arriverà presto anche su Space Engineer. Space Engineer sta beneficiando veramente tanto da questo gioco, ragazzi, niente da dire assolutamente, veramente fantastico. Ok, adesso abbiamo fatto questa piccola piattaforma tra le nuvole e vediamo che succede se li spawniamo tutti. Vediamo che yes. Ok, un momento. Vediamo un po'. Tung. Oh, poveretti. Continuiamo a sparare, sono cattivissimo, ma. E. Boom! Piovono sbabbari. Minchia. Ok, la fisica è da sistemare ancora, c'è niente da fare. Però è veramente bellissimo.
ovviamente ci si chiede anche come si comportano i nostri cari amici davanti a un muro. Allora, gli abbiamo messo delle statue qui e vediamo cosa succede piazzandoli. Vedete che effettivamente attaccano e si mettono a distruggere qualcosa, perché in teoria dovrebbero distruggere il muro che c'è davanti a loro, ma preferiscono prendersela col pavimento. Diciamo che ci sono ancora le collisioni da sistemare, tutto, però effettivamente attaccano quello che devono e se hanno un ostacolo davanti cercano di distruggerlo. E naturalmente vediamo un pochino il pathfinding, per così dire. Noi piazziamo qui una bella statua e cosa succede se piazziamo qua dei barbari? No, vediamo un po', ma a quanto pare la loro intelligenza non è assolutamente... Vediamo. No. Forse lui ce la fa? Ce la potete fare, ragazzi? La statua è lì? Forza? Dai, sei tutti noi, forza. Contiamo su di te. Vai. Yeah, bravissimo, l'hai distrutto. Ci hai messo un po', ma ce l'hai fatta. Il pathfinding è abbastanza pessimo. Tuttavia in quest'ultima patch non c'erano solamente i barbari. Infatti, come potete vedere qui, abbiamo dei catch block, così si chiamano, che sono un po' cambiati. Infatti vedete, abbiamo non più i legni quadrati all'interno, ma i legni rotondi, e sono in varie versioni, tutte dallo stesso catch block. Premendo, ruotando la rotellina del mouse, vedete, cambia la forma. E abbiamo la forma standard, a cui si possono attaccare tutti quanti i blocchi che vogliamo. Una seconda forma con un blocco di legno che spunta fuori, credo che serva per poter agganciare meglio altri blocchi. E una versione con il blocco che esce solo da un lato, che ci permette quindi di appoggiarlo per il piatto su una qualsiasi superficie. Inoltre qui abbiamo il lock catch block, infatti ha questo bellissimo bottoncino che permette di bloccarlo e impedire che ruoti. Ora, per me non funziona, non riesco a bloccarlo, cioè lo blocco ma lo faccio girare lo stesso, probabilmente sbaglio, non capisco qualcosa. E poi abbiamo ovviamente i legni rotondi, che non sono i legni standard che sono stati cambiati, vedete, quello c'è sempre, è proprio un altro legno. Questo può essere appoggiato solamente lungo per la base, vedete, e su una superficie su cui la base stia, ovviamente. Può anche essere messo così, non possiamo quindi metterli in questo modo, però possiamo farli cascare per terra e creare delle cataste di legna veramente magnifiche. Va che carine, eh? Bellissime. Allora, ultima cosa che è stata sistemata, per così dire, se vi ricordate, all'inizio per agganciare questi legni agli altri catch lock, tra l'uno e l'altro, occorreva che fossero lunghi un blocco solo. Si facevano lunghi fino a qua e così si agganciavano. Vedete che non casca. Adesso, per fortuna, finalmente, la cosa è stata sistemata e finalmente, sia con quelli quadrati, che con quelli rotondi, facciamolo con quello rotondo perché è più bello, possiamo utilizzare i blocchi di qualsiasi lunghezza. Tac. E se proviamo a girare, vedete che gira tutto quanto. Questo permetterà sicuramente di fare le cose con molta più comodità e molta più efficienza, perché un blocco rotondo passa meglio quando lo si mette su una superficie piatta. Ad esempio, se noi mettiamo un blocco quadrato da qui a qua, girando probabilmente potrebbe toccare col pavimento e quindi dare problemi. Invece un blocco rotondo non ha questo inconveniente e quindi possiamo creare meccanismi quasi a raso terra. Veramente niente male, ragazzi. Inoltre, come vedete qui, io clicco, ci provo, clicco, ora dovrebbe essere bloccato,
ma come potete vedere ruoto tranquillamente. Ho provato anche nell'altro senso, ma funziona uguale. Non so dove sto sbagliando, magari non è stato ancora implementato, magari è bug, non lo so. Ad ogni modo, signori, questo è tutto. Spero che abbiate gradito le nuove novità di Medieval Engineer, i nuovi bar sbabbari, che io adoro, i nuovi catch block. E che dire? Se questo video vi è piaciuto, cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video e ci vediamo alla prossima. Possibilmente con un po' meno mal di gola.